Stiamo per entrare da Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, perché siamo da lui stamattina per parlare della riforma sul terzo settore e noi vogliamo portare come esempio negativo da non seguire il modello Roma che è sulle cronache giudiziarie di questi giorni. Fare una riforma del terzo settore in uno stato dell'arte di un paese pieno di corruzione, pieno di corrotti e con una malavita organizzata che infiltra tutto il sistema della pubblica amministrazione è una cosa che non è possibile fare se non cambiare prima le norme proprio sulla corruzione. Vogliamo contribuire a valorizzare quegli enti del terzo settore che invece lavorano con onestà e con la qualità del servizio, mettendo da parte invece tutti questi soggetti che vanificano il lavoro di tanti volontari, quindi questo intervento oggi è fondamentale proprio per tutelare chi lavora bene nel terzo settore. Periodo storico in questo paese necessita un confronto tra le forze politiche, tra il Movimento 5 Stelle e chi è a presidio di garantire la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Ci siamo un attimo fatto una buona chiacchierata per comprendere, per capire qual è l'attività dell'autorità che lui presiede e quali possono essere eventualmente attività legislative parlamentari che possono migliorare la situazione nel nostro paese. È molto più ottimista di noi, Cantone, perché non possiamo accettare, e quello che stiamo vedendo in Parlamento, che una patologia del sistema diventi legge fondamentalmente. Il modello normativo si abbassa sempre di più, invece di andare a curare la patologia attraverso le leggi è il modello normativo che si abbassa a far diventare fisiologica quella che è una patologia. Gli enti privati che stipulano contratti con la pubblica amministrazione non si applica la normativa anticorruzione e i decreti legislativi collegati e che quindi bisogna prevedere una norma specifica che in questo momento per gli enti del terzo settore non c'è e quindi in questo senso, visto che stiamo discutendo proprio in questi giorni sulla riforma del terzo settore in Commissione Affari Sociali che Renzi tanto si è venduto alle televisioni e che purtroppo non ha previsto nel suo articolato, ha eluso del tutto la materia della trasparenza dei bilanci, ci ha dato sicuramente un assist importante per portare avanti una proposta emendativa seria. Senta, se qualcuno ha tirato dal PD e si è candidato con Movimento 5 Stelle ha un grosso problema, quindi dovrebbe affrontarlo ma da uno bravo e con questo vi saluto.